Una domanda gliela pongo io. Ecco, per quanto riguarda le piscine e gli impianti natatori, è palese quale sia effettivamente il peso delle bollette energetiche. Mi chiedevo quali fossero gli altri impianti sportivi simili, per i quali appunto il peso è ingente. Penso ad esempio agli impianti, tutti gli impianti al coperto che hanno bisogno di riscaldare appunto gli ambienti, e penso insomma ad altri impianti come ad esempio, non so, palazzetti di ghiaccio o cose del genere. Insomma, può darci lei, insomma, se avete degli elementi per riuscire a capire se, comprendendo solo le piscine, non si rischia poi di escludere qualcun altro, in sintesi. Quindi, oppure ci può anche inviare delle risposte scritte per capire meglio dove è meglio intervenire. Grazie. Presidente, quello che lei dice è assolutamente sacrosanto. Il comparto che soffre di più è quello dello sport indoor, in tutti i modi. È chiaro che gli impianti natatori sono quelli che soffrono di più perché c'è il tema del riscaldamento dell'acqua. Vi posso assicurare che soltanto un grado, l'aumento di un grado della temperatura dell'acqua costa migliaia di euro, decine di migliaia di euro l'anno. Quindi quello è chiaro, sicuramente è il comparto che soffre di più come tutte le, penso anche alle palestre, insomma, tutti gli impianti sportivi che soffrono di questo rincaro dell'energia che è sicuramente difficilmente sostenibile. Fra l'altro la voce dei gestori di impianti sportivi ovviamente si fa sentire, sono arrivati anche a noi, ecco, hanno rappresentato grandissime difficoltà, hanno chiesto anche l'apertura di un tavolo che possa essere una sede di confronto, di ascolto, e sicuramente Sport e Salute si farà carico, insomma, almeno di recepire quelle che sono le difficoltà del sistema sportivo. Aggiungo un'altra domanda, ne approfitto, ho già posto la domanda anche ad altri soggetti, però appunto mi vengono comunque dei dubbi. La possibilità di rateizzare su un periodo adeguatamente lungo può essere, non dico una soluzione, ma può aiutare a lenire il dolore appunto di chi deve veramente pagare queste bollette, così care in questo momento? Ma io, Presidente, penso che questa sia una soluzione temporanea per venire incontro a delle esigenze che sono purtroppo sotto gli occhi di tutti. Ho paura che questo non basti e che, come ci siamo permessi anche di dire in altre occasioni, il sistema abbia bisogno anche di qualche intervento strutturale per guardare al futuro con un maggiore ottimismo. Quindi da una parte ecco c'è una domanda di sport che nella collettività emerge, dall'altra anche purtroppo le difficoltà economiche stanno determinando anche una contrazione da parte degli utenti nelle iscrizioni negli impianti sportivi, dall'altra il sistema, diciamo, la struttura, l'ossatura sociale e civile del nostro paese, che sono tutti gli impianti sportivi, le associazioni sportive di base, soffrono tremendamente questo periodo e questa situazione che è aggravata dal caro bollette.